Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Dunque, una delle domande che mi veniva fatta più spesso in live quando faccio le mie live su TikTok il venerdì sera, ultimamente era: Eli, hai letto qualcosa di Felicia Kingsley? Ma tipo un sacco di persone me lo chiedevano, oppure mi dicevano: hai letto? E mi nominavano proprio un determinato libro di Felicia. E io mi sentivo come un pesce proprio fuor d'acqua, no? Perché io non avevo mai letto niente di lei. Anche se lei scrive il genere che mi piace a me, ovvero i romanzi rosa. E quindi, siccome tutti i santi venerdì me lo chiedevano, Eli ha letto qualcosa, Eli ha letto qualcosa, no, via, sono troppo curiosa perché tra l'altro ora su TikTok è molto. I libri di Felicia stanno andando molto. Ho detto no, via, sono troppo curiosa, devo leggermi qualcosa. Allora, ho fatto un video dove mi consigliavate, insomma, alcuni libri di lei, poi ho fatto un sondaggio su Instagram e ha vinto come primo libro che dovevo leggere di Felicia, Due cuori in affitto, che tra l'altro ho preso su Amazon tipo a 3,90 euro. Costano veramente poco questi di Felicia. E usciti in Italia grazie a Newton Compton. Insieme a questo ho fatto un ordine Amazon, appunto visto che costava tipo 3,90 euro, 4,90 euro, ho preso anche appuntamento in terrazzo e una cenerentola Manhattan, sono lì sul tavolino di fronte a me e presto verranno letti anche quelli. Dunque, come vi ho detto, nel caso non conosciate Felicia Kingsley, è un'autrice italiana che scrive romanzi rosa. Io come sempre vi ricordo di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e qui sotto trovate il link di affiliazione per Amazon di questo libro. Questa storia è ambientata in California, i protagonisti sono Summer e Blake. Summer è una sceneggiatrice di una serie televisiva, di Elite tra l'altro, e Blake invece è uno scrittore di romanzi bestseller. Summer sta con un uomo più grande di lei, Blake sta con una donna, con un'attrice, tra l'altro attrice di Elite, e voi dite come si ritrovano questi due insieme, insomma, a conoscersi. Praticamente si ritrovano tutti e due nella stessa villa. Blake con la sua ragazza, insomma, con la persona, l'attrice con cui esce, voleva passare l'estate in questa villa, gli viene affittata, fra virgolette. Però ci si ritrova Summer con il suo ragazzo, tant'è che il ragazzo di Summer è un giornalista che non fa altro che criticare i romanzi di Blake, quindi lui già quando lo vede gli girano. Praticamente i proprietari della casa sono separati e hanno affittato in contemporanea la casa a queste due coppie, quindi si ritrovano sotto lo stesso tetto. Loro due, Summer e Blake, non possono essere più diversi tra di loro, perché tra l'altro Summer è una persona che mangia molto bene, molto precisa, si sveglia presto la mattina, fa yoga, e invece lui è uno scrittore che scrive tutta la notte, si sveglia poi alle 2, fa colazione con un Bloody Mary, con occhiali da sole neri, perché insomma ha passato la notte in bianco, ora, anche se in questo periodo non ha ispirazione. C'ha l'editore qui che gli dice: mi devi dare il nuovo romanzo, mi devi dare il nuovo romanzo. E quindi è un po' inizio perché non ha l'ispirazione per questo nuovo romanzo. E due inizialmente non si sopportano, si battibeccano, devi andare via te, devi andare via te, ci devi lasciare a casa, ci devi lasciare a casa. Insomma, finché si ritrovano solo loro due, perché l'attrice se ne va perché hanno un'opportunità di lavoro e molla Blake. Summer scopre che il suo uomo fa le corna e quindi si ritrovano loro due da soli a passare questa estate insieme. E vi devo dire, ragazzi, che avevate tutti ragione: Felicia è veramente molto, molto brava a scrivere i romanzi rosa. Allora, inizialmente io ho fatto tante di quelle risate assurde, cioè appunto per i battibecchi di loro, per come lui gli risponde. Io ho fatto veramente tante tante risate e poi comunque poi inizia a entrare nel clou la storia, diciamo. Il fatto che ci siano i due POV, come sapete io adoro, secondo me dovrebbe essere una regola letteraria ovunque che ci siano sia il POV femminile che il POV maschile o comunque di tutti e due i protagonisti, perché capisci meglio i pensieri, la storia, insomma, entri più dentro. E tra l'altro poi c'è anche quel pizzichino di spicy che ti fa venire i brividini, che è non male, non male assolutamente. L'ho trovato molto leggero, scorrevole, l'ho letto tipo
in 2 giorni, mi sembra, 3 giorni, perché avevo da fare, però insomma una meraviglia. Tra l'altro il pezzo è anche molto molto buono, contando che sono più di 300 pagine, se me lo ricordavo. E sono rimasta piacevolmente sorpresa, vi devo dire. Non leggo tantissime autrici italiani, io vado più sugli stranieri, ne leggo poche, però devo dire che lei merita tanto. Ora, tutti mi hanno detto che Due cuori in affitto è quello più bello che ha scritto lei. Tanta gente mi ha detto che tutti sono belli, io indagherò, non mi fermo solo a questo. Mi hanno detto che lui e Poi ti aspetta a Central Park sono quelli più belli di tutti. Tra l'altro Ti aspetta a Central Park, mi hanno detto, leggi prima Due cuori in affitto, perché nell'ultimo romanzo che ha scritto si ritrovano i protagonisti di questo romanzo, si ritrovano in quell'altro. Quindi se no poi magari ti fai degli spoiler, allora leggilo. L'ho letto, tra l'altro ci sono dei capitoli aggiuntivi, che sono tipo una novella, che vi fanno vedere insomma un po' la loro storia dopo. E quindi molto molto carina, sono super super contenta di averla scoperta. E niente ragazzi, fatemi sapere se lo avete letto, cosa ne pensate. Io qui sotto vi lascio il link per gli altri miei profili social. Vi mando un grossissimo bacio e ciao a tutti!